Allora, buongiorno a tutti, sono Ambrosi della Fondazione CRUI. Perdonate qualche piccolo disagio oggi, ma come dicevo in apertura, a causa insomma, dei preparativi per la ricorrenza dei trattati di Roma, il centro appunto è stato interdetto e quindi gli uffici della CRUI sono chiusi, quindi io mi devo collegare dalla mia abitazione. Vedo che il collegamento, la rete non è ottimale, quindi insomma. Vi chiedo di avere pazienza, anche se comunque la presentazione vera e propria sarà fatta dagli uffici della Microsoft, da Francesco Mumiliaco e Mario Cavaldesi, immagino, e quindi esatto, e quindi dovrebbe andare tutto bene. Allora, prima di iniziare il webinar vero e proprio, innanzitutto vi ringrazio della partecipazione, vedo che oggi c'è un grande interesse, insomma, che molte connessioni, sono contento. Vi volevo ricordare, per quanto riguarda Microsoft, soltanto un paio di cose. Allora, innanzitutto, come già sapete, ci stiamo avvicinando al rinnovo delle licenze, quindi come ogni anno ci si deve collegare al portale della Fujitsu e sottomettere nuovamente l'ordine. Fatelo più presto possibile perché naturalmente le licenze devono essere rinnovate con decorrenza 1º giugno, quindi dobbiamo avere il tempo poi di inserire, insomma, di processare tutti gli ordini di tutte le università e gli enti di ricerca che sono convenzionati, quindi accedono al contratto Microsoft in convenzione CRUI. Quindi vi prego di farlo prima possibile in modo tale che mi date la possibilità poi di fare questa operazione e senza ridurci sempre, insomma, all'ultimo minuto che poi diventa difficile gestire. Un'altra comunicazione. Allora, sta volgendo al termine lo University Tour, sono rimaste ancora 2 tappe, quella di Tor Vergata e Federico II, tra marzo ed aprile. Diciamo questa iniziativa nata quest'anno di collaborazione sempre tra CRUI e Microsoft ha visto appunto questi momenti all'interno degli Atenei, prevedendo sessioni specifiche per gli studenti o per i docenti e i ricercatori. È un'iniziativa, insomma, che a noi piacerebbe come dire, riconfermare anche il prossimo anno, insomma, farne un'attività da ripetere poi negli anni. E quindi se qualcuno di voi già pensa di voler candidare il proprio Ateneo per una tappa del prossimo anno, oppure se voleste in qualche modo partecipare anche un po' alla come dire, a proporre argomenti o se vi fossero, insomma, delle idee da mettere dentro, fatemelo sapere, scrivetemi oppure chiamatemi in modo tale che, insomma, già possiamo iniziare a parlarne. Un'ultima informazione e poi lascio la parola a Francesco di Microsoft. Appunto stiamo iniziando a ragionare su alcuni corsi di formazione alla CRUI. Li faremo con i servizi Premier Support. Sono quei workshop che ho visto che le università acquistano frequentemente, quindi stiamo pensando di mettere a fattor comune un po' le varie esigenze e di fare appunto dei workshop, dei seminari mirati su argomenti appunto di interesse comune. E un'altra cosa che stiamo cercando di fare è di fare dei seminari sempre in CRUI sulla piattaforma Office 365, andando a esplorare in alcuni casi, come dire, caratteristiche meno note e di grande interesse. Quindi spero la settimana prossima già di avere un quadro completo, di potervi mandare delle comunicazioni più precise, così che possiate poi valutare, insomma, se è di vostro interesse o meno. Allora, queste erano le informazioni che dovevo dare. Io allora quindi lascerei la parola a Francesco Umiliaco di Microsoft. Buon seminario a tutti, come al solito. Microfoni chiusi, apriteli però per farci sentire la vostra voce con domande laddove ci fossero, oppure scrivetele in chat e noi le leggeremo. Buon seminario.
Grazie Jürgen per l'introduzione. Prendo la parola, mi presento, sono Francesco Muniaco, il mio ruolo in Microsoft è Solution Specialist per il mondo edu, quindi seguo tutte le università italiane e gli enti di ricerca. Qui con me c'è Alessandra Migliore che è l'account manager del Centro Sud e Mario Cavaldesi che è l'architect sempre relativo al mondo education, che molti di voi già conoscono. Allora, iniziamo. Faremo poche slide, massimo 6, e poi vi farò vedere come funziona la soluzione. Molti di voi che sono collegati già hanno ascoltato questa presentazione o già stanno usando questa soluzione. L'esigenza è nata più o meno verso ottobre dell'anno passato. Molte università ci chiedevano come affrontare la problematica dei laboratori di Ateneo, o che comunque per gli Atenei stessi è sempre un effort sia come costi sia nella gestione degli stessi. Questa è una soluzione che era già presente nel portale di Azure. Azure è il cloud di Microsoft ed era una soluzione pensata per gli sviluppatori che dovevano creare ambienti per testare il proprio codice e le proprie applicazioni, quindi ambienti isolati dalla produzione. Questa soluzione si adattava, era molto vicina alla necessità degli Atenei, quindi abbiamo cercato di modificarla grazie anche all'intervento del product group. Vedete tra le persone collegate Luca Bolognese, è una persona di un collega di corporation che ci sta supportando in maniera attiva a portare avanti e indirizzare le richieste degli Atenei che già stanno facendo un pilot o alcuni già in produzione utilizzano questa soluzione. Andiamo avanti sulle slide. Allora, vi racconterò quello che di solito troviamo in università, negli Atenei, come soluzioni di laboratorio. Vi spiego con un'unica slide quello che fa la soluzione Microsoft e poi vedremo proprio il prodotto direttamente dal portale di Azure. Allora, solitamente la soluzione più comune, anche quando io ero studente, è quello di aule attrezzate con dei client, dove gli studenti tramite prenotazione o in maniera libera si siedono e possono utilizzare il software messo a disposizione dall'Ateneo. Lamentele, problematiche comuni sono il costo di questi client che l'Ateneo deve comunque acquistare o cambiare durante la loro vita e il costo della gestione di questi laboratori. Gli Atenei di solito hanno situazioni diverse, alcuni Atenei gestiscono in maniera centralizzata i laboratori dei vari dipartimenti, quando hanno un gruppo IT magari più numeroso, nella maggior parte dei casi i laboratori vengono gestiti dai singoli dipartimenti di Ateneo, quindi in ogni dipartimento troveremo la persona addetto al o ai laboratori di quel dipartimento. In alcuni casi è lasciata addirittura al singolo professore che in maniera autonoma organizza il suo laboratorio per i suoi studenti o i suoi ricercatori. Quello che vedete il punto 3 è difficile adattarsi alle necessità. Alcuni professori mi manifestavano la problematica che quando devono utilizzare il laboratorio devono prenotare l'aula, devono far distribuire la pila software sui client, devono spostare gli studenti dalla sala di lezione verso il laboratorio stesso, quindi diciamo un po' laborioso. Ovviamente il numero di client all'interno degli Atenei non riesce a coprire il numero degli studenti, sarebbe impossibile avere 10, 20, 30.000 PC, uno per ogni studente, quindi in alcuni casi non scalano verso il numero di studenti dell'Ateneo stesso. Università, permettete di dire, un po' più evolute, hanno adottato un'altra tecnologia che è la VDI, quindi la tecnologia di virtualizzazione del desktop. Qui i costi si spostano dalla gestione e l'acquisto del singolo PC alla gestione del back-end del VDI, quindi ci sarà un back-end dimensionato per un certo numero di studenti, abbiamo trovato situazioni da 100 fino a 300 studenti, e offre questo servizio, il back-end VDI. Ovviamente anche qui non riusciamo a coprire l'intera popolazione dell'Ateneo degli studenti e anche qui avremo sempre problemi di scalabilità per dare servizio all'intera popolazione universitaria. Problemi di solito che ci fanno presente gli Atenei sono quello che la mattina, quando più studenti si collegano contemporaneamente, il back-end che offre servizio VDI può avere delle problematiche per un fatto di o lentezza del network o di sovraccarico degli stessi. E questa infrastruttura non è utilizzata in maniera lineare durante l'anno, ma va a dei picchi, quando gli studenti saranno vicini al periodo degli esami,
e avrà dei picchi verso il basso quando gli studenti ovviamente sono in vacanza nei periodi natalizi o estivi. Ok, questa è la situazione di solito che si trova. In questa slide invece vi racconto come la soluzione che stiamo portando avanti, io poi questa è una soluzione che, vi dico la verità, sta nascendo tramite le vostre richieste, una soluzione che state creando voi, ogni Ateneo in base alle necessità che ha ci indirizza, ci racconta le proprie esigenze, noi con il supporto di Luca Bolognese le giriamo verso il prodotto loop, dove c'è una business justification e la possibilità di implementarlo, viene fatto direttamente nel prodotto, quindi il singolo Ateneo non deve sviluppare un codice custom, non deve avere una soluzione che è proprietaria dell'Ateneo, ma è qualcosa che viene messo nel prodotto scritto da corporation. Ovviamente non si può fare con tutte le richieste perché molte sono richieste personalizzate, adatte solo alcuni atenei, quindi poi si valuta la richiesta per richiesta quello che può essere fatto direttamente dal gruppo. Allora, la prima parte, flessibilità. In questo tipo di soluzione non dovete affrontare costi iniziali, quindi non dovete decidere se fornire il servizio a 1, a 100 o a 1000 studenti, quindi non c'è un dimensionamento iniziale. Siete molto flessibili e quindi un giorno potete fornire un servizio a 50 studenti perché avete un laboratorio, una classe particolare, e il giorno successivo potrete scalare fino a 1000, 10.000 senza problemi. Ovviamente questo perché ci troviamo su un data center di Microsoft che fornisce servizio a livello europeo, nei data center europei e mondiale, quindi non abbiamo problemi di scalabilità sulle risorse. Non abbiamo costo di gestione, tutta la gestione delle macchine è a carico di Microsoft. Abbiamo possibilità di accedere alle ultime tecnologie, i data center sono sempre aggiornati, più o meno ogni mese e mezzo vengono introdotte nuove tipologie hardware. Dove avete necessità, avete possibilità di accedere anche a tecnologie tipo GPU. Alcuni ricercatori già stanno sperimentando i virtual lab su questo tipo di tecnologia perché hanno necessità particolari, quindi poi vi farò vedere anche una lista di software già testati sui data center Microsoft. Potete accedere a differenti tipologie di macchine, quindi sia macchine Windows ma anche macchine Linux, poi nella demo vi farò vedere quelle disponibili. Altra cosa, vado avanti, importante, l'accessibilità. Lo scopo di questa soluzione è dare la possibilità di accedere da qualsiasi device, quindi avremo la possibilità di dare accesso agli studenti da macchine Windows, da PC Mac o anche da macchine Linux. L'accesso avviene con il protocollo RDP. Alcune università forniscono accesso o da thin client, quindi c'è un reuso dei PC magari un po' datati all'interno dell'Ateneo come thin client e si può accedere tramite Revo Desktop alle macchine presenti su Azure o altrimenti tramite il Bring Your Device, quindi lo studente, ormai la maggior parte sono dotati dei propri laptop, dei propri PC, può accedere direttamente alla macchina dal proprio PC. Questo accesso può avvenire o dal network universitario, da reti tipo Durom, o anche dalla propria DSL di casa. Qualora l'università decidesse di dare questo servizio, di dare accesso a questo servizio anche esternamente, lo può fare, o può decidere di non farlo, quindi di limitare l'accesso al servizio di Virtual Lab solo dal network di Ateneo. Poi, sempre nella demo, vi farò vedere come applicare queste policy e implementare queste limitazioni. Non è VDI, quindi non avremo problemi di performance se alle 10 di mattina si collega uno o 1000 studenti. Come dicevo prima, avremo accesso alle ultime tecnologie, avremo macchine con CPU, macchine anche con schede grafiche, con GPU, avremo dischi di tipo rotativo, i classici SATA o anche dischi con stato solido, gli SSD più performanti. Quindi il laboratorio lo possiamo adattare al tipo di utente finale. Quello che io chiamo utente per l'Ateneo può essere il professore che ha bisogno di una o più macchine per il suo lavoro, può essere un ricercatore che deve portare a termine le sue ricerche o il classico studente che deve esercitarsi per esami o scopi didattici. Integrazione. È possibile integrare i Virtual Lab con il proprio LDAP, che sia un Open LDAP o un Active Directory, quindi nel momento in cui andrò ad aggiungere gli utenti, posso aggiungere o il singolo utente, studente, professore, quello che sia, o per gruppi, quindi qualora avessi nel mio LDAP una divisione per gruppi di esami, non so, gli studenti di Fisica 2, posso aggiungere l'intero gruppo e in un singolo clic ho dato accesso ai miei studenti al laboratorio di Fisica 2.
Stiamo lavorando per integrazioni con i software che conoscete tutti, S3 per esempio, uno di questi, in modo da permettere allo studente un single sign-on, ossia con le stesse credenziali che lo studente già utilizza sul sistema universitario, può accedere anche al suo laboratorio. Ci è stato chiesto un'integrazione con i sistemi di learning, Blackboard, Moodle. Questa è una richiesta che è già stata mandata al Group, ovviamente ne abbiamo fatte veramente tante, quindi c'è una coda. Corporation non lavora solo per noi, ma ha richieste anche da altri mercati, ma stiamo diventando molto forti su queste richieste, quindi una di queste è l'integrazione con questi sistemi LMS, quindi il Moodle è quello open più usato. Microsoft già ha avviato una collaborazione con i partner Moodle scrivendo dei plugin per Office 365, quindi ci aspettiamo a breve di trovare un'integrazione anche per la parte di laboratorio, ossia io studente accedo alla mia pagina Moodle, accedo ai miei esami, ai miei corsi e all'interno del corso troverò il link per la macchina virtuale per il laboratorio legato a quel corso. Ok? Quindi questa è l'idea che stiamo portando avanti. Dove lo studente può salvare i suoi file? Ci sono vari sistemi, il OneDrive for Business, se è Microsoft, Google Drive, il Dropbox, poi all'interno della demo vedremo come possiamo salvare i dati che lo studente utilizza per il laboratorio o i dati dei ricercatori, quindi anche un output relativo alla ricerca che il ricercatore sta portando avanti. Ultima parte è la gestione. Possiamo gestire in maniera centralizzata i nostri laboratori da un'unica pagina web che vi farò vedere. Possiamo automatizzare l'accensione e lo spegnimento dei laboratori. Avremo una parte con il forecast dei costi, quindi possiamo capire quanto sta spendendo un singolo laboratorio legato magari a un professore, quanto sta spendendo un ricercatore, uno studente, quindi i report sono molto dettagliati e si pagherà solo quello che si utilizza, quindi il calcolo, le ore di compiuto, i minuti di compiuto che del laboratorio stesso. Ovviamente è possibile utilizzare le proprie licenze, quindi io Ateneo, dove avessi già acquistato le mie licenze di SPSS, AutoCAD, MATLAB, tutti i software che di solito si utilizzano, utilizzo le stesse licenze all'interno del laboratorio che mi andrò a creare in questa soluzione. Ok? Altre due slide velocissime, poi andiamo alla demo, sono gli scenari di applicabilità di questa soluzione. Ne abbiamo pensati due insieme a voi, ovviamente siamo aperti anche a altre casistiche. Una è il Classroom Lab, l'abbiamo chiamato, se io professore voglio fare un'esercitazione con i miei studenti durante una lezione, quindi avrò delle macchine, dei laboratori con un software specifico già pronto legato al mio corso. Posso dare la possibilità ai miei studenti durante la lezione di scegliere che tipologia di macchina, Windows o Linux, o che tipologia di software utilizzare, .NET, Eclipse, un esempio di un corso che abbiamo messo in piedi per sviluppatori, e io professore, owner di questo corso, posso decidere su quale tipologia hardware gli studenti potranno accendere queste macchine, potrò dare macchine più o meno performanti. Questo mi permette di fare la mia esercitazione all'interno della classe con i miei studenti senza dovermi spostare. Gli studenti possono accedere o dai client che sono presenti in aula o dagli stessi PC, quindi dai loro portatili. Quindi soluzione per un laboratorio durante la lezione. Secondo scenario, quello che abbiamo chiamato self-service. Allora, questo scenario è pensato per dare la possibilità agli utenti, ripeto, quando io dico utente, l'utente può essere il professore, il ricercatore o lo studente, di avere accesso al laboratorio quando vuole, H24, e da dove vuole. Ovviamente questa è una decisione che può prendere l'Ateneo, come dicevo prima, può anche limitare. Quindi io studente ho la voglia di studiare alle 3 di notte, perché studio meglio di notte, accendo il mio laboratorio, mi esercito, quando ho finito distruggo il mio laboratorio, spengo le mie macchine, quindi piena libertà di accesso al laboratorio degli studenti o dei ricercatori. Okay? Avrò la possibilità di scegliere tra una serie di software che posso avere nelle mie virtual machine e quindi utilizzare durante la mia esercitazione. Perfetto, questa è la parte di slide, adesso vi provo a condividere lo schermo.
e andare sulla demo. Allora, vediamo un po', datemi qualche secondo, se c'è qualche Non domanda, so magari se Alessandra. Prego, Giulio. fin qua ci sono intanto che Francesco carica la demo. Non so se ci sono tutto chiaro o se ci sono già domande di carattere generale in base alle esigenze che Francesco ha descritto, se effettivamente risponde in qualche modo quanto descritto alle vostre esigenze oppure se vi fossero situazioni non comprese in quello che, insomma, nello scenario che è stato descritto. Scusate se parlo troppo veloce perché dovrò andare un po' più lento, anche chiedere ai colleghi di farmi qualche gestaccio qui in presenza se sono. Se vado troppo velocemente. Allora, spero, C'è Jürgen, una confermi anche tu domanda, che vedi il Francesco, c'è una testo. domanda, non so se la vedi Prego. nella chat. In relazione rispetto all'SSO in via di sviluppo riguardo all'integrazione con Shibboleth. Anche. Allora, qualche università ha già integrato la parte di 365 con Shibboleth, quindi diciamo è già fattibile. Ok, integrazione con Shibboleth. Alcuni atenei hanno un SSO fatto con DFS, che è quello proprietario Microsoft, ma ovviamente Shibboleth è quello più usato dall'università, è l'SSO più utilizzato. Quindi c'è qualcuno anche già collegato, visto che già ha implementato la soluzione, quindi sì, è possibile farlo anche con Shibboleth. Poi per software che usano chiavi hardware OCD. Allora, però software che usano chiavi hardware attualmente no, non è possibile su chiavi hardware. Abbiamo implementato soluzioni dove l'Ateneo ha il software di licenza in casa, ok? Quindi io studente ricercatore accendo la mia macchina sul cloud, eseguo il software, nel momento in cui eseguo il software andrà a contattare il server di licenza che si trova in Ateneo, gli verrà fornita la licenza e il software viene eseguito. Quindi in questo caso sì, su chiavi hardware. Purtroppo no, non è possibile. C'è altro, Alessandra, vado No, avanti? al Ok. momento Allora, spero che tutti vedete il desktop, cercherò di andare lento così se ci sono ritardi sulla rete magari li compensiamo. Questo è il portale di Microsoft, del cloud di Microsoft. Qui avete accesso a tutti i servizi del cloud, vedete qua c'è una lista. Scusa, integrazione della domanda di prima, chiedono ma se la chiave hardware è installata sul software di licenza, in questo caso andrebbe sul server di licenza, cioè sul server di licenza. Allora, dipende come viene fatta la Installata comunicazione. sul server di licenza, Ok, scusa. quindi diciamo il client che segue il software, c'è solo una comunicazione via rete, corretto? Magari può aprire il microfono, giusto, c'è la domanda tanto Sì. per C'è una essere. chiave hardware su un server di licenza in casa e l'autenticazione del software avviene via rete? Sì. Poi, vabbè, Alessandra, poi se la persona scrive qualche altra Sì, cosa, se può. per domande così, cioè più complesse, insomma, prendi il microfono, non c'è alcun problema, Sì, così senza magari. problemi, siamo qua. Tanto più o meno ci conosciamo già con tutti. Allora io vado avanti, poi Alessandra mi interrompe se c'è qualche cosa, poi Mario tutto, anche allora aggiungi tu qualche cosa se è necessario. Allora, questa vi dicevo è la pagina del cloud di Microsoft Azure, qua avete accesso a tutti i servizi, dalla parte di compute, networking, servizi di storage, database, IoT, machine learning, ok? Ovviamente in questo caso, in questa presentazione, quello che ci interessa è questo che vedete qua, piccolino, la nuvoletta con l'ampolla. Ok, Dev and Test Lab, DTL. Allora, io adesso sono collegato come amministratore, quindi avrò qualche privilegio in più, diciamo tutti, per poter decidere che cosa i miei utenti potranno fare. Allora, sicuramente lo studente sarà un utente, quindi gli verranno imposte le policy che io decido. Per quanto riguarda il professore ho visto che molti atenei decidono che livello di autonomia o di amministrazione deve avere il professore. Quindi se il professore si colloca più vicino allo studente, riceve in maniera passiva le mie policy, utilizza il laboratorio, o il professore può essere l'owner di uno o più laboratori. Quindi io professore, owner del mio laboratorio, decido quale policy applicare ai miei studenti e le posso cambiare in maniera dinamica, quindi un giorno voglio dare determinati software agli studenti, un altro giorno accesso ad altri.
Quindi poi sta all'Ateneo decidere quanto responsabilità, potere, autonomia lasciare ai docenti. Poi vi farò vedere anche quando aggiungiamo un docente al laboratorio, uno studente, in che modo. Allora, questa è la parte dove io creo i miei laboratori. Il laboratorio è un contenitore logico. Tutte le policy che vi farò vedere sono applicate a livello di contenitore, di laboratorio. Quindi, dove volessi avere più policy differenti, devo creare più contenitori. Vi faccio più laboratori, scusate, vi faccio un esempio. Un professore, senza fare i nomi di Atenei, aveva bisogno di avere policy molto ristrette per i suoi studenti, era un corso di 45 persone, quindi, mentre per i suoi scopi didattici, per i suoi test, aveva bisogno di avere un'altra tipologia di software, di macchine. Quindi abbiamo creato due laboratori, il professor Mario Rossi, didattica, laboratorio per gli studenti, in quel container aggiungiamo gli studenti, e un laboratorio per il professore che gestisce l'autonomia e dove ha accesso solamente lui per i suoi scopi di studio, ricerca, didattica. Iniziamo. Aggiungi. La pagina, per chi non ha mai visto la parte del portale Azure, ogni volta che io clicco su un bottone o su una risorsa si aprirà un tab verso destra, quindi ogni tanto mi vedrete tornare verso sinistra giusto per farvi capire che è un tab successivo al precedente, e così andando avanti, ogni clic si apre un tab sulla destra, è come un menu ad albero. Ho cliccato su Add, creare un nuovo laboratorio. Ok, qua ci dice solamente il nome del laboratorio, per lui, la sottoscrizione dell'Ateneo. Di solito un Ateneo ha una o più sottoscrizioni, dipende da come si è organizzato, e il data center. Posso creare, appoggiare il mio laboratorio in qualsiasi data center attualmente disponibile. Per rispettare le leggi della Comunità Europea potrò utilizzare quello di Dublino o quello di Amsterdam. È capitato, qualche ricercatore aveva una collaborazione con dei colleghi di altri paesi, ha preferito, per un fatto di ritardo, creare una macchina virtuale sul data center situato in America, Brasile, Giappone, dove volete, avere piena libertà di scelta. Quest'altra iconcina, Auto Shutdown, ve la spiego più avanti tra le cose. Clicco su Create e nell'arco di 20 secondi viene creato il mio laboratorio. Ok? Qua ne vedete qualcuno già creato. Una cosa da aggiungere, questa presentazione ovviamente è sia per gli utilizzatori finali ma anche per gli amministratori, quindi andrò un po' in dettaglio su come potete gestire il lato amministrativo del laboratorio. Poi l'utente finale ovviamente non ha bisogno di sapere tutte queste informazioni, però almeno per sapere che cosa potete fare all'interno del laboratorio. Prendiamo uno già creato, anche questo di Crui che ho creato ieri, vediamo. Vedete, qui ho cliccato, si è aperto il mio tab sulla destra e ho varie opzioni. Allora, iniziamo dal menu settings, che è quello più interessante, ossia io come amministratore tutte le cose che posso fare. Vediamo che carica. Allora, ho tre modalità per fornire le immagini agli studenti o ai ricercatori. Ok? Immagini, per fornire il software, diciamo. Anzi, ne ho quattro, le faccio vedere tutte e quattro. In questo che vedete qua, Virtual Machine Base, avete la possibilità di scegliere e di restringere come l'utente potrà creare la sua macchina. Se volete lasciare ovviamente questa libertà, potrei anche decidere, vi faccio vedere successivamente, l'utente non crea la sua macchina, io gli dico che cosa utilizzare, quindi la macchina sarà pre-creata da me, amministratore, e l'utente potrà utilizzare solo quella tipologia di macchine. Una domanda. Sì, c'è una domanda, vai Alessandro. È possibile non dare questa possibilità o perlomeno lasciarla solo agli amministratori? Diversamente potremmo avere un posizionamento dei dati eventualmente trattati al di fuori dei confini europei. Sì, allora, è l'amministratore che decide dove creare il laboratorio, ok? Quindi una volta che il laboratorio è creato, io, utente finale, che posso essere studente o ricercatore, accedo a quel laboratorio, ma non posso ovviamente portare i dati fuori dal mio laboratorio. Quel laboratorio è residente ad Amsterdam, a Dublino, in Brasile, quindi è solo l'amministratore che può decidere dove viene creato il laboratorio. E
E anche lo stesso professore, mettiamo che il dipartimento IT crea un laboratorio, no? In una determinata location. Poi voi aggiungete il professore come owner del laboratorio, okay? Quindi il professore ha diritti amministrativi sul laboratorio, il professore non può spostare il laboratorio in un'altra country, quindi è solo a livello amministrativo quando viene creato il laboratorio. Poi dimmi tu Alessandra se mi sono spiegato male o se c'era qualche altra cosa, ok? Allora, vi stavo raccontando come mettiamo a disposizione il software. Abbiamo quattro tipologie. Allora, quando un utente crea la sua macchina, decide sistema operativo, Windows o Linux, decide il software da avere a disposizione su questa macchina e decide su quale hardware questa macchina verrà deployata. Ovviamente lo decide se voi, amministratori, gli date la possibilità di decidere, altrimenti può essere anche vincolato sulla possibilità, su come viene creata questa virtual machine. Allora, partiamo dall'opzione più libertina, quindi dove io utente posso decidere la tipologia di software. Il marketplace vi mette a disposizione una serie di macchine già pronte. Io le chiamo macchine nude perché di solito hanno solamente il sistema operativo e un piccolo strato software. Vedete, vi troverete macchine 100, Threadat, SUSE, Debian, Ubuntu, ovviamente anche FreeBSD, anche macchine Windows, avete macchine per l'HPC, avete macchine Windows 10, avete macchine Windows Server, con SQL o anche con .NET, per esempio, vedete qui sopra già pronte, Windows Server, quindi aggiungendo un click, scusate, un check vicino all'immagine, io la metterò a disposizione al mio utente, quindi l'utente vedrà solo le immagini che io seleziono in questa lista. Le posso ovviamente selezionare tutte o nessuna. Ok, quindi l'utente può decidere la base del software del suo laboratorio. Questa opzione è troppo libera? Non voglio dare questa libertà? Scendo di uno, custom image, vedete qui? Ossia, io, amministratore dell'IT, io professore, creo la mia immagine, installo i miei software o il mio software e la metto a disposizione come un template. Quindi avrò un master, da quel master gli studenti possono creare quante macchine vogliono di quella tipologia. Con qualche università abbiamo anche importato macchine dall'on-prem, ossia loro avevano delle macchine Windows, ma soprattutto Linux già pronte, usate da anni con del codice proprietario, che ci hanno chiesto di portare sul cloud. Quindi questa macchina già pronta viene resa template e messa a disposizione. Quindi in caso aveste già dei template creati, era nata l'esigenza di portarlo su perché era difficile ricreare questo template, era stato estratto del software customizzato, è possibile portare il o i vostri template plurale sul cloud. Ne potete anche creare più di uno. Andiamo ancora a scendere. Opzione più restrittiva, formula. Durante la creazione della macchina, quindi se date la libertà all'utente di creare la sua macchina, che sia dal marketplace o dal template, l'utente potrà scegliere nome macchina, nome dell'amministratore di quella macchina, la password, la network. Dove tutte queste opzioni sono troppo, non volete la possibilità all'utente di scegliere, le potete vincolare. La formula vi permette di preimpostare questi campi durante la creazione della macchina virtuale, quindi l'utente si troverà già questi campi popolati. Delle tre tipologie, vi dico la verità, la custom image è quella che attualmente gli Atenei stanno utilizzando di più, perché si creano le loro immagini. Ne ho viste, alcune università ne creano una con tutto il software, altre atenei una per tipologia di dipartimento, ne potete creare quanto volete, installano il loro software e la rendono disponibile, però poi siete liberi anche di combinare le varie opzioni. Vi faccio vedere un secondino, vado su Big Data che era già un laboratorio dove avevo fatto altre prove. Allora, nel momento in cui io faccio add, quindi provo a creare un'ulteriore macchina. Vedete, qua avrò, appena compare, la lista delle opzioni, quindi avrò due macchine del marketplace, anzi tre, scusate,
un template e una formula, quindi le opzioni che vi ho fatto vedere in precedenza le posso combinare o anche escludere tutte, potrei dare solo un template, potrei dare solo una formula, quindi avete piena libertà di decidere, o potrei anche non darne nessuna, poi vi farò vedere la quarta opzione dove voi già mettete a disposizione il laboratorio agli studenti o al professore, al ricercatore, quello che sia. Prego. Una domanda. Parliamo di template già sul cloud di Microsoft, è possibile virtualizzare un server fisico che non risiede nel cloud Azure? Allora, i template nel marketplace sono template già presenti sul cloud Microsoft. Se avete un server fisico che volete virtualizzare, quindi rendere template, è possibile farlo. Quindi si fa un physical to virtual e lo rendete template. Quello che già abbiamo fatto per l'università di cui vi parlavo era una macchina usata da un professore che veniva eseguita in VirtualBox, quindi abbiamo portato un'immagine di VirtualBox verso il cloud, però dovete necessità di trasformare un server fisico in template o in macchina virtuale, si può fare tranquillamente. Sì, anche qualsiasi server virtualizzato su qualsiasi piattaforma lo potete tranquillamente convertire e fare l'upload verso Azure. Allora, ritorno sulla parte di settings, perché ovviamente vi devo far vedere tutti. Sì, assolutamente sì. Fondamentalmente Azure usa come hypervisor Hyper-V, quindi basta fare la conversione dell'immagine virtuale, che sia Xen, che sia KVM, che sia VMware, no, non c'è nessun problema. È trasformata in immagine Hyper-V e poi si fa l'upload verso Azure. È totalmente indifferente la fonte da cui noi prendiamo l'immagine, tanto ormai i converter di immagini virtuali sono tutti formati. Bene, grazie Mario, poi da standard ci dici quando c'è qualche domanda. Allora, sono ritornato sulla pagina di configurazione, cioè quello che può fare l'amministratore. Abbiamo visto le tre tipologie, mi lascio fuori la quarta tipologia dove non date libertà di scegliere ma fornite le macchine già create, ve la faccio vedere successivamente. La torno qua sopra, policy setting, vedete? Allora, qua posso decidere per il mio laboratorio il numero di macchine virtuali. Il numero massimo di macchine virtuali che posso creare, quindi posso mettere un limite superiore alle macchine che gli studenti possono accendere all'interno di questo laboratorio. Questo limite può essere impostato per container laboratorio o per singolo utente. Appena carica la pagina, vi farò vedere che questo limite è diviso in due parti. Spero che non avete troppo ritardo, cerco di andare lento sull'interfaccia grafica. Diciamo Allora. che, Francesco, scusami, no, volevo solo darti un feedback positivo, nel senso che in realtà non abbiamo un grosso ritardo, è abbastanza fluido. Ok, forse ho più ritardo io che voi. Ok, meno male. Grazie, Jürgen. Ok. Allora, questo è il limite di macchine virtuali per laboratorio. Vedete, qui avete due valori. Allora, questa seconda opzione è un'opzione che è stata aggiunta dal product group. Allora, qua posso dire quante macchine possono essere accese nel laboratorio Big Data Lab. In questo caso io ho impostato 30, se voglio mettere il limite, ma potrei anche decidere di non avere limiti. Posso accendere 30 macchine di tipologia normale, quindi con dischi SATA, e posso, ho un limite più piccolo, magari di 5, per le virtual machine con dischi a stato solido, perché sono più costose e quindi voglio mettere un limite differente dal precedente. Questo limite che imposto a livello di container laboratorio può essere impostato anche per utente. Quindi immaginiamoci un laboratorio con 200 studenti, nel caso di un laboratorio per la didattica. Posso dire che ogni studente potrà accendere massimo X macchine con disco SATA e magari 0 con disco SSD. Quindi questa policy la posso applicare anche a livello di singolo utente. Che cosa succede quando io studente provo ad accendere la terza macchina in questo laboratorio? Avrò un messaggio che mi dirà il numero di macchine virtuali che puoi accedere per questo laboratorio, che puoi usare per questo laboratorio è stato raggiunto. Un'informazione aggiuntiva: io sono uno studente, ho due macchine, le sono spente, quindi provo ad accendere la terza. No, non me lo fa fare. Il limite della policy è sull'ownership della macchina, quindi per accendere la terza macchina, una macchina diversa, dovrò eliminare le mie macchine o una delle due e accendere una nuova. C'è qualche Ateneo che ha fornito agli studenti, per esempio, un
come dicevo prima, diverse tipologie di immagini in base se vogliono portare avanti il loro progetto su una macchina Linux, quindi sviluppare su Eclipse o su .NET. Quindi quello studente sarà in grado di decidere come o quale tipologia di macchina accendere. Ok? Quindi limite per laboratorio e utente. Andiamo all'opzione sopra. Macchine, allora questa interfaccia si può anche impostare in italiano ovviamente, solo che poi sapete meglio di me che la traduzione in italiano forse è più complicata che averlo in inglese, comunque dall'interfaccia di Azure potete impostare la lingua che volete. Qui io, amministratore, posso decidere su quali tipologie hardware l'utente finale può accendere le sue macchine. Quindi, vedete, avete, qua vengono specificati i core e qua la memoria. C'è una pagina dove queste sigle DS14 A4 vi spiegano in specifico che tipo di chipset sceglierò la macchina, a parte la memoria e il processore, che tipo di network, che tipo di disco, se sono macchine con Infineon, se sono macchine con GPU, ovviamente a memoria sappia, io so che le macchine N, V sono macchine con chipset di tipo grafico. Che abbiamo le scende giù, la differenza dei Le chipset. NV sono quelle con le M60, mentre le NC hanno le Nvidia, le Tesla, le K80. K80. E ne arriveranno delle nuove a breve. Quindi voi potete, selezionando, mettendo uno o più check a sinistra della tipologia di macchina, renderle disponibili. Quindi l'utente potrà decidere su quale tipologia di hardware deployare, quindi accendere la sua immagine, la sua macchina. Ok? Ovviamente su corsi di studenti la tipologia hardware sarà più limitata, abbiamo notato che gli atenei ovviamente si tengono più bassi, su macchine per ricercatori o magari anche per corsi magistrali dove, o per tesisti, per tipologia particolare di utenti, si danno macchine più carrozzate o macchine con GPU dove è necessario. Perfetto, andiamo avanti. Scheduled. Qua vedo l'opzione di poter accendere il vostro laboratorio in maniera automatizzata. Perché quando io scelgo la macchina, il software e l'hardware, poi passa un certo numero di tempo prima che la macchina venga creata, può andare da 3, 4, 5, 6 minuti, dipende dalla tipologia e come viene installato il software. Se scelgo una macchina dal marketplace dove installerò poi il software in maniera attended, ci impiega un pochino più di tempo. Se crea una macchina dal template, il software è già installato, quindi è molto più veloce, andrà solo istanziato il template. Ok? Se scelgo una macchina già creata, la quarta opzione che ancora non vi ho fatto vedere, sarà velocissimo. Questo mi permette di accendere le macchine in determinate ore e giorni della settimana. Perché io, professore del corso di Analisi 2, ho bisogno che le mie macchine siano accese alle 9, non voglio spiegare neanche 5 minuti per far accendere le macchine agli studenti, me le troverò già accese e auto shutdown me le troverò già spente magari un quarto d'ora dopo la fine del mio corso. Quindi avete anche questa possibilità. Andiamo avanti sulla parte di costi. Come dicevo, potete monitorare i costi del vostro laboratorio. Qui avete un grafico, vi fa vedere quanto attualmente sto spendendo per questo laboratorio, 107 dollari, e vi fa un forecast, una previsione mensile della spesa del laboratorio. Mensile è questa. Tramite il bottoncino Manage Target potete impostare anche dei limiti. I limiti sono solo a livello di notifica, ossia ho impostato che il mio limite è 20 dollari, ormai ampiamente superato. E ho impostato che quando raggiungo il 75% del mio limite mi deve essere mandato un'email. Ok? Quindi in questo caso c'è solo una notifica. Poi vi spiegherò a breve come limitarlo, quindi fermare l'utilizzo del laboratorio, una funzione che arriverà a giugno. Cost by resource. Posso anche andarmi a guardare quanto sta spendendo l'utente, quindi non so, lo studente, la macchina studente 02, dove il proprietario è francese, che sono io, Francesco Umiliaco, sta spendendo questo mese 24 dollari. Ok? Quindi posso andare nel dettaglio della nome macchina, proprietario della macchina, tipologia, qua mi fa vedere la tipologia hardware e il costo che sto
il costo di quella risorsa è durante il mese in esame. Perfetto, poi andiamo avanti. Vi voglio far vedere la parte di network. Vediamo questa prima. Allora, qua tu Alessandro interrompimi sempre se ci sono domande. Access control. Questo è da dove do accesso ai miei studenti. Ci sono vari ruoli, vi faccio vedere. Add. Nicola Folino chiede, se ho capito bene, il limite sui costi sarà implementato da giugno. Sì, corretto, non è un limite sui costi, è un limite sulle ore disponibili per utente. Vabbè, Luca Bolognici ci sente, poi confermati tu Luca appena ti passo la parola. La richiesta è... Confermo tutto. Grazie È nel Luca. backlog del product team per essere implementato a giugno, sì. Esatto, ossia quello che ci è stato richiesto e Luca sta portando avanti è avere un numero di ore massimo per utente, ossia lo studente Mario Rossi avrà 60 ore di laboratorio, quindi al termine di quelle ore, almeno che l'amministratore o il professore, in caso il professore sia un amministratore del laboratorio, se non aggiungerà altre ore, il laboratorio verrà fermato, quindi ci sarà questa limitazione. Ok? Non so Che Alessandro cosa, se... Francesco, scusami, solo per chiarire, che è Ecco. cosa diversa da quello che dicevi prima, la notifica impostata, Esatto, sono due corretto cose, Giulio, ok. attualmente è solo una notifica, il laboratorio non si ferma, almeno che io, amministratore, successivamente alla notifica, decido, ok, fermo il laboratorio, diminuisco il numero di macchine disponibili, quindi sono io che manualmente, in questo momento, limito il mio laboratorio successivamente alla notifica. Ok. Allora, ritorno sulla parte degli utenti. Come aggiungo gli utenti? Prendiamo i due casi. Sto facendo un... In C'è un'altra domanda, scusami. questo caso i costi sono definiti a ore, a prescindere dal costo delle specifiche macchine? Sì, allora il costo è orario al minuto di compute, quindi a macchina accesa, però ovviamente ogni tipologia di macchina avrà un costo differente. Ovviamente una macchina con un core 4 GB di RAM avrà un costo differente rispetto a un 64 core con mezzo tera di RAM, quindi è sempre compute per tipologia di macchina. Interrompimi se poi scrivono. Ok. Allora, come aggiungiamo gli utenti? Prendiamo le due casistiche. L'università, sì, mi interessa questa soluzione, carina, ma la voglio provare. Quindi per ora mi tengo staccato dal mio LDAP dal mio directory, voglio aggiungere gli utenti, come faccio? Tramite i live ID, vedete qua ci sono qualche live ID di prova che ho creato, quindi adesso ho aggiunto Hotmail, ma potete rendere anche le caselle di posta Gmail o live ID, quindi aggiungo il singolo utente, sono staccato dall'LDAP, ok? E provo il mio laboratorio. Andiamo in una fase un po' più evoluta, ho un'integrazione con il mio LDAP, quindi come in questo caso faccio aggiungo. Scelgo il ruolo, lo studente sarà uno user, avrà meno privilegi, il professore, qualora sia l'owner del laboratorio, sarà un owner, quindi scelgo il ruolo più adatto e aggiungo l'utente. Per esempio faccio la prova con Mario Cesare, Macca Vald, se scrivo poi magari è meglio. Ok, vedete, lui fa il browser del directory, il mio laboratorio è agganciato al mio directory, ho trovato Mario Cavaldesi, lo aggiungo. Quindi c'è questa possibilità. Devo aggiungere 200 studenti, non posso fare il browser di 200 studenti e aggiungere a mano, aggiungerò il gruppo. Io adesso sono nel directory Mario, scrivo gruppo, ci metterò un po', mi farò vedere i gruppi, giusto per farvi vedere come funziona. Vedete, i gruppi sono questi che hanno questa iconcina quadrata, gli utenti sono con il cerchio. Quindi posso aggiungere il gruppo. Ovviamente nel mio directory, che sia l'edap o Active Directory, devo, opera l'edap o Active Directory, devo avere la divisione degli studenti, degli utenti in gruppi. E quindi mi posso portare dentro il mio gruppo. Quello che faccio qui dentro, lo posso fare anche tramite PowerShell, quindi farmi uno script che mi importa in automatico i miei utenti. Tutto quello che faccio da interfaccia grafica può essere fatto con PowerShell o con ScriptJS, anzi, diciamo si può fare di più tramite PowerShell o
o tramite script JSON, poi vi faccio vedere anche altre cose. Quindi questa è la modalità di come aggiungo gli utenti, integrato o non con il mio directory. C'è una domanda, i ruoli sono definiti sui singoli virtual lab? Sì, nel senso che, allora vi faccio vedere, torniamo qua sui ruoli. Allora, i ruoli di default sono questi che vedete, quindi io posso aggiungere all'interno di questo Virtual Lab Big Data, posso mettere due professori come owner e 50 studenti come utenti, quindi posso distribuire gli utenti sui vari ruoli. Se questi ruoli non dovessero essere sufficienti, potete creare il vostro ruolo custom. Mettiamo il caso, voglio che un utente non possa spegnere le macchine, per motivi miei, posso creare un ruolo dove tolgo la possibilità di spegnere le macchine. Vi faccio vedere una cosa, se io clicco qua su ruoli, prendo uno, quello di user, permission, qua mi darà il dettaglio di tutto quello che potrà fare questo ruolo. Aspettiamo che carica, vedete, su ogni azione avrò, vi verrà indicata lettura, scrittura, delete e così via, quindi ci sono tutte quelle le cose che potranno fare i vari ruoli e posso creare il mio ruolo customizzato con più o meno privilegi o diverso da quelli preimpostati. Vedete, schedulare, network, disk, tutte le possibilità che ho sui vari ruoli. Ovviamente sono un utente, quindi la maggior parte sarà in lettura. Nicola invece chiedeva se c'è la possibilità di eliminare tutti gli utenti di un laboratorio, è prevista una funzione, ma come la vuoi portare a pausa? Sì, 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 sì. Nicola sì, mi chiede questo perché stiamo facendo una sperimentazione anche con Nicola e ancora ti devo rispondere, abbiamo trovato una soluzione, appena torno a casa ti rispondo, però il Product Group, quindi anche Luca Bolognese che ci sente, a questo punto vi cortocircuito. Luca, Nicola, la persona che sta chiedendo era la persona che aveva i problemi con la rimozione degli utenti, tu a me hai inviato la risposta, io ancora non l'ho inviata a lui, quindi... Ah, Nicola, Nicola, sì. Senti, è capitato che hai trovato un problema proprio difficile, nel senso, sto avendo una conversazione lunghissima col product team, non è un problema con DevTest Lab, è un problema con i ruoli in Azure in generale, ma non siamo ancora riusciti a venire a capo. Alcuni sviluppatori in Microsoft dicono che per loro funziona senza problemi, quando lo provo io non funziona esattamente come a te, quindi sto cercando di riprodurre il problema, stiamo attivamente lavorando, ma per adesso non ho trovato la soluzione. E quindi scusaci, io parlo da tester, quindi replico la soluzione, il problema di Nicola e vedo se mi funziona come le persone di Redmond o lo stesso problema di Luca, così poi... Sì. Mi scuso per il problema, Nicola. Grazie, Luca. Ok, quindi gli utenti, perfetto, ve l'ho fatto vedere. Beh, qua ci sono cose che non vi faccio vedere, è possibile fare diagnostica, vedere i problemi delle macchine, di accesso degli utenti, quindi potete vedere anche tutte le attività che sono state fatte sul laboratorio, quando una persona ha acceso la macchina, ha spento la macchina, si è loggata, quindi avete anche la diagnostica e un logging all'interno del laboratorio stesso, è una cosa magari meno interessante, non ve la faccio vedere, ma c'è. Parte di network che ci serve è importante, allora... Ricordiamo qua che mi sono lasciato ancora indietro la quarta soluzione per le macchine. Allora, parliamo di network e lo facciamo così. Fatemi arrivare nel menu che ci interessa. Qua vedete anche un po' di macchine già create, stavo facendo delle prove. Allora, prendiamo una macchina, una Windows anche va bene. Allora, eccolo qua. Allora, sulla parte di network avete varie possibilità. La macchina che create è isolata, quindi non parla con le altre macchine all'interno del laboratorio.
le macchine all'interno del laboratorio dialogano tra di loro, posso fare un laboratorio di gruppo con tra gli studenti, il mio laboratorio parla con l'on-prem, quindi parla con i server o i servizi presenti in Ateneo. L'esempio che abbiamo fatto prima era il software di licenze in casa. Come mi connetto alla mia macchina? Fino a qualche mese fa c'erano solo due tipologie, public e private, quindi un indirizzamento o pubblico o privato. È stata aggiunta una terza opzione, ok, io su questo laboratorio tramite la policy l'ho disabilitata, ossia su Azure avete la possibilità di avere indirizzamento più pubblico, diciamo voi Atenei non avete problemi, però potete acquistare indirizzi più pubblici, ne avete gratuiti fino a 5, il sesto è a pagamento, il costo è veramente irrisorio, si parla di centesimi, solo che un Ateneo ci ha manifestato la necessità di dare accesso alle macchine a molti studenti, quindi anche i centesimi, quando andiamo su grandi numeri, su 1000, 2000, 10.000 studenti, per l'Ateneo diventa un costo. Luca Bolognese ha portato avanti questa richiesta che è stata implementata e quindi avete la possibilità di dare shared, significa un unico indirizzo IP pubblico e la porta, quindi è semplicemente un NAT, ma questa opzione prima non era disponibile e quindi avete la possibilità tramite un singolo indirizzo IP pubblico di accedere a tutte le macchine del vostro laboratorio esternamente, quindi sempre tramite indirizzi IP pubblici NATati. Ok, c'è una domanda se si può creare una VPN verso il proprio data center, sì, si può creare una o più VPN, sia di tipo site to site oppure point to site, quindi per i vari client per poter raggiungere in VPN le macchine su Azure. Sì, grazie Mario. Visto che mi trovo su questa schermata, vi racconto anche qualche altra cosa, molte di queste opzioni fino a un paio di mesi fa non c'erano. Expiration. Io posso creare le macchine del mio laboratorio time-bombed, ossia posso dire che la mia macchina o le mie macchine verranno cancellate in una determinata data che ho chiesto, quindi posso impostare l'expiration date. Anche questa è un'altra richiesta che c'era stata fatta da un Ateneo. Nel caso in cui devo creare 50 macchine, come facevo un paio di mesi fa, devo fare 50 volte add, scegliere la macchina e crearla. È stata aggiunta questa opzione, ossia io posso indicare il numero di macchine virtuali, di istanze da deployare, quindi con un semplice click, il numero di macchine non ok, si deployano 10, 20, 50, 100 macchine virtuali in un unico colpo. Questo prima non era possibile farlo. Allora, a parte l'opzione che è semplice, però la cosa che ci tengo è che questa soluzione la state customizzando voi in base alle vostre richieste, non è qualcosa, un software esistente, ma è molto dinamico, tramite il supporto di Luca Bolognese e le necessità che voi ci manifestate, sta diventando veramente una cosa che si adatta perfettamente alle necessità degli Atenei. Altra opzione, claim option. Allora, questa ve la racconto da qui, sì, da qui. Allora, vi ricordate all'inizio che ho detto c'è una quarta opzione, ossia l'utente non ha la possibilità di creare la sua macchina, ma ne può utilizzare una già esistente. Allora, questo è quando io rendo la mia o le mie macchine claimable, riscattabili, ossia la macchina è già creata, è dormiente, ossia spenta, è pronta ad essere utilizzata. Quando io, lo facciamo su, non so se l'ho creato forse su Crui, vi faccio vedere. Quindi io amministratore o io professore creo 10, 20, 50 macchine claimable. Vediamo se era sul laboratorio di Crui. Sì, ok, l'ho fatto, era stato bravo. Ho creato qua 9 macchine identiche, ok? Quando io studente arrivo, posso prendermi l'ownership di una macchina, quindi ovviamente la macchina è già creata, sarà istantanea. Vedete, io qua ne ho riscattata una, mi sono preso l'ownership di una macchina e l'ho accesa. Questa è l'opzione in cui lo studente non ha la possibilità di creare la sua macchina, ma sarà già messa a disposizione. Allora, che cosa è stato fatto? Sempre grazie al supporto di Luca Bolognese. In precedenza, quando io studente dovevo prendermi il possesso di una macchina, dovevo selezionare la macchina, quindi un click, devo fare, vedete qui sopra, claim machine, quindi io diventavo il proprietario della macchina, secondo click. Devo fare start, devo accendere la macchina, terzo click,
dovevo arrivare, collegarmi con remote desktop, quarto click. Sì, semplice ma troppo lungo. È stato aggiunto un bottone che si chiama Claim Any, ossia con un unico click mi viene data l'ownership di una macchina qualsiasi del pool, la macchina viene accesa e posso accendere la macchina, quindi questo per ridurre il numero di click che l'utente finale dovrà fare per accedere alla macchina. Francesco, una cosa importante. Prego. Sì, ci chiedono se il costo di utilizzo è per macchina accesa o per macchina in uso. Ah, stavo rispondendo in chat. Comunque, allora, il costo è quello a macchina accesa. Quando le macchine sono spente, riallocate, c'è comunque un piccolo costo che è veramente minimale perché è esclusivamente la parte di storage occupata. Quindi si paga quando le macchine sono spente solo esclusivamente la parte di storage. Quando le macchine sono accese si paga la parte computazionale che è diversa, come dicevamo prima, per tipologie di macchine. Corretto, sì. Quindi questo bottoncino vi fa diventare owner della macchina, ve la accende e ve la rende disponibile. Questo è stato fatto per diminuire i vari passaggi dei vari tab. Tutto quello che io faccio da interfaccia grafica con questi click è possibile farlo tramite script PowerShell. Quindi se il claim any non lo voglio fare da qui, ma lo voglio integrare in un'interfaccia web, posso scrivermi la mia Rega PowerShell, integrarla con la mia pagina web che mi fa esattamente quello, ok? Io ho visto molti professori, simpaticamente ci hanno detto che se uno studente non riesce a interagire con le nuove tecnologie, diciamo, parte male. Quindi i professori vogliono dare libertà agli studenti di imparare qualche cosa di nuovo. Poi ci troviamo sulla piattaforma del Cloud Microsoft. Potete anche avere la necessità di non far vedere tutto quello degli studenti, quindi magari integrare in qualche cosa che avete, noi lo faremo con Moodle, spero a breve termine, o potete integrare con una vostra pagina tutto quello che io faccio da questa interfaccia web del portale di Azure. È possibile? Sì, una domanda. Vai. È possibile impedire agli studenti di accendere più macchine in parallelo? Sì, con la policy di prima che abbiamo visto, dove io metto il numero di macchine per utente, quindi qualora lo studente gli impostiamo la policy a uno, user, lui potrà accendere solo una macchina alla volta. Quindi sì, assolutamente. Tramite policy. Allora, abbiamo visto l'opzione claimable, quindi questa opzione è quando l'utente, ve la ripeto brevemente, non crea la sua macchina, ma la macchina è già disponibile, quindi la deve solo prendere e accenderla. Ok? Allora, vi voglio far vedere. Potete dare qualche dettaglio aggiuntivo sul discorso integrazione Moodle? Allora, quello che è stato richiesto per la parte di Moodle è, come dicevo prima, di avere, io studente accedo a Moodle ogni esame, la mia lista di corsi, scusate, non di esami, dentro al corso avrò già un'iconcina con accesso al laboratorio. Io clicco, avrò un tempo, un countdown in cui la mia macchina viene creata e poi mi si presenterà l'accesso alla macchina. Questo è quello che abbiamo pensato, che è stato richiesto ovviamente. Non possiamo, Luca poi correggimi, mandare troppe richieste verso Luca stesso che ci sta ascoltando, ma ne dobbiamo fare una per volta ovviamente. Quindi io, quella che ci preme attualmente su giugno-luglio è il limite sul numero di ore per studente. Una volta fatto questo, vi dico la verità, questa soluzione abbiamo iniziato in Italia, abbiamo quella fortuna che Luca parla anche italiano, è italiano anche se è di corporation, quindi la stiamo portando avanti, ma sta prendendo piede in molti country europei. Quindi più diventa forte questa soluzione e più abbiamo la forza di chiedere le feature. Luca, correggimi se dico qualcosa. Sì, no, sarei anche più diretto. In questo momento la integration con Moodle non è nel backlog del product team. È una cosa che stiamo analizzando stiamo guardando come è possibile fare. Abbiamo due cose. Una è quella che ha detto Francesco, l'altra è prendere da Moodle lo schedule dei corsi, così si può automaticamente creare un laboratorio quando una classe che richiede un laboratorio comincia.
senza dover inserire manualmente i tempi di inizio della classe. Queste due sono due cose, però sono cose un po' esterne da qual è diciamo il core di DevTest Lab, del prodotto. Quindi stiamo valutando dove implementarle, chi le implementa e se le implementiamo. Ma abbiamo la richiesta, diciamo. Non so se questo. Sì, poi c'era una domanda sul costo, una stima di costi sul laboratorio base di 100 studenti per Windows 7, con macchine Windows 7 o 10, ha detto che al termine magari. Sì, 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 la facciamo. Sì, sì. Sì, allora, il costo ovviamente lo dobbiamo fare, beh, qui abbiamo presente Alessandra Migliore che è Centro Sud, poi abbiamo Luca Polscott che è Centro Nord, ovviamente c'è Jürgen presente, siete tutti, insomma, conoscete i benefici della CRUI. Quindi quello che un cliente normale ha, i prezzi che il cliente normale ha sono differenti. Il costo sarà la stima verrà fatta così: numero di macchine, non so, 100 studenti concorrenti, ore di utilizzo, 8 ore al giorno, tipologia di macchina, 2 core, 4 giga di RAM, quindi una semplice moltiplicazione ma con i prezzi CRUI, che poi il vostro account, che è per il Centro Sud Alessandro e Luca per il Nord, vi fornirà. Quindi poi girateci attraverso Jürgen direttamente le necessità, così anche voi avete una stima. Ok? Allora, vado avanti, anche perché sono un po' lunghino, vediamo se mi faccio, sì, vedere, diciamo, un'altra Francesco, cosa. Francesco, prego. Solo per magari specificare meglio, in realtà siccome si tratta comunque, se non capisco male, si tratta comunque di Azure, quindi monetary commitment, giusto? Sì. Quindi diciamo che in realtà lo sconto applicato è quello per effetto della gara europea, quindi della Fujitsu, il 22,49% sostanzialmente. Sì, 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 poi avrei lasciato Alessandra alla fine. Esatto, allora diciamo che ovviamente il costo del monetary commitment viene pagato in meno dalle università e quindi di conseguenza anche i consumi poi rispetto a questo monetary commitment, quindi se una risorsa costa 100 sul portale Azure, l'università lo pagherà quel tot in meno per effetto dello sconto. Poi non tutte le risorse hanno lo stesso sconto applicato, perché c'è, diciamo, tutta una percentuale che viene applicata sulle singole risorse, però sicuramente abbiamo uno sconto che abbiamo calcolato che sia intorno dal 30-40% su alcune delle risorse CRUI, quindi Azure. Quindi diciamo puntualmente poi possiamo andare a verificare i costi previsti rispetto alle configurazioni. Ok, dai, vi faccio vedere un'altra opzione. Ovviamente ogni opzione è utilizzabile in base, lo ripeto anche per la forse troppe volte, l'ho detta, alla libertà che diamo all'utente. Mettiamo che l'utente abbia la libertà di costruire la sua macchina, quindi nel percorso anche di decidere quale software, se non è una custom image, vorrà installare su quella macchina. Qua ho un'opzione che viene chiamata Artifact, vedete? Qua piccolina. Qui ho una lista di software, sarà diverso per Windows o per Linux, già disponibili, quindi io sulla mia macchina voglio mettere, non so, 7-Zip, Add, voglio mettere Chrome, lo aggiungo, ok? Ho il .NET, non so che cosa ho, Firefox, aggiungo anche Firefox, quindi una lista di software che verranno installati, vedete qui sopra tre artefatti, in maniera unattended sulla mia macchina, quindi me li troverò già presenti e posso decidere io che cosa metterci, ok? Questa lista sarà differente per Windows, vi faccio vedere quella per Linux, qual è? Poi c'è una domanda, diciamo dopo. Questo è, poi vi... Eccola qua. Per Linux sarà un po' più corta, avete MongoDB e qualche software già disponibile. Ok, è interessante, sì, ho un gruppo di studenti della magistrale o di ricercatori a cui voglio lasciare la libertà, quando loro creano il laboratorio, di installare il software che hanno bisogno in quella giornata, in quel corso, in quel tipo di ricerca, quindi possono decidere in maniera dinamica come creare la loro macchina, ma questa lista di software è troppo piccola, è limitante per le necessità. Posso creare il mio custom repository, è sempre tra le opzioni di configurazione, repository, qua avrete il link a quello pubblico, ok? Potete aggiungere il vostro, quello pubblico
non è nient'altro che un repository creato su GitHub. Apriamoci insieme il link. Sono degli script JSON. Qua, artifact. E avete le varie folder, le varie cartelle con gli script per macchine Linux o macchine Windows. Potete creare il vostro repository pubblico o privato con il software di Ateneo che volete rendere disponibile agli utenti, ok? Ovviamente per ogni software dovete creare gli script per installarlo. Allora, sono un po' di domande. Allora, le VM sono stateless, le modifiche si azzerano ad ogni login, se fosse così il caso come si fa a mantenere le customizzazioni degli utenti? In caso contrario, cosa succede se un utente distrugge la VM? Allora, è possibile avere le macchine, mantenere lo stato o averle stateless? Allora, di default la macchina mantiene lo stato. Quello che viene richiesto dagli Atenei è che l'utente, lo studente, quando termina il suo laboratorio la macchina venga distrutta. Perché preferiscono questo? Poi ogni ateneo avrà necessità differenti, perché dicono, mi hanno detto, io studente faccio il mio laboratorio, magari installo dei software, faccio dei danni, faccio sperimentazione, la mia macchina, se è sempre la stessa, dopo qualche giorno, un mese, potrebbe non funzionare. Quindi io, IT centrale, non voglio che 1.000, 10.000, 20.000 studenti mi chiamano se creano dei danni, ma la macchina deve essere fresh ogni volta che viene accesa. Quindi si possono scegliere entrambe le strade. Mettiamo la strada in cui lo stato non viene mantenuto. Di solito lo stato viene mantenuto quando si danno macchine ai ricercatori, da quello che ho visto. Scelgono gli Atenei, scelgono questa strada. Quindi lo stato per i ricercatori viene mantenuto, per gli studenti no. Io studente accendo la mia macchina, la utilizzo, ho dei dati al termine del mio laboratorio. Che cosa faccio? Le soluzioni adottate sono dischi cloud, i classici OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox. Quindi un studente salvo i dati su questo disco del cloud. Ovviamente le macchine che create sono già connesse a internet, potete anche impedire, però la connessione verso delle macchine in cloud è più o meno era 1,5 gigabit, 3 gigabit, è molto performante, quindi l'opzione per salvare i dati è semplice. Dice ok per i dati, ma le customizzazioni dei programmi? Allora, le customizzazioni dei programmi possono essere fatti all'interno del template, quindi lo studente quando andrà a... Salve, buongiorno. Dovete parlare? Prego, vi sentiamo. Non so se era una domanda oppure qualcuno. Finiamo la risposta. Allora, le customizzazioni per dei programmi. Se è una customizzazione che può essere fatta all'interno del template, di solito viene fatta all'interno del template. Quindi io creo la mia macchina, installo i programmi, li customizzo, anche tramite delle local policy, se fosse una macchina Windows, o su Linux, Mario magari ci supporta, creo il template. Quindi le customizzazioni saranno persistenti, perché ogni volta che starto il template me ne troverò. Ovviamente se sono customizzazioni personalizzate, prendiamo Francesco Miglio che ha messo sul desktop un link, quelle le perderò se voglio che la macchina non mantenga lo stato, ma se voglio mantenere lo stato della macchina, la mia macchina o le mie macchine saranno sempre mie, ci accederò solo io e verranno mantenute le customizzazioni. Quindi dipende queste customizzazioni se sono a livello di utente, di macchina, se possono essere messe nel template. In quel caso è meglio fare stesso. Francesco, posso aggiungere una cosa sullo stateless? Prego Luca. Sulla domanda. Questa è un'ottima domanda. Il prodotto originariamente era stato pensato per un gruppo di utenti piccolo, diciamo dai 5 ai 20, 30, 30 macchine in contemporanea, e per queste macchine essere stateful. La cosa più grossa che stiamo facendo con questa serie di pilots nelle varie università italiane è vedere se il prodotto può funzionare per un largo, largo numero di utenti, quindi centinaia come possono essere gli studenti, e per una situazione in cui le macchine sono stateless. Questa è la maggiore differenza tra com'era il prodotto all'inizio e come sta diventando grazie a questi pilot e a questo lavoro che stiamo facendo nelle università. Quindi la tua domanda è perfetta in questo senso. C'era qualche altra?
altra domanda, Alessandra? O... senza più dati, è possibile montare un persistent locale su VM Azure tipo ClusterFS? Assolutamente sì. Sì, vedete qua, vi faccio vedere l'opzione. Qua, a parte il disco locale del sistema operativo, potete aggiungere anche dei data disk, quindi avete bisogno di una macchina con, non so, 60 tera per motivi di calcolo, di dati, di quello che volete, lo potete fare. Sì, comunque poi se vi servono file system distribuiti, file system shared, in realtà non è un problema. Io nei laboratori, l'abbiamo già fatto, mi sono creato N nodi di cluster e ovviamente via rete sono accessibili e quindi possono essere montati dalle macchine dei Devendress Lab, così come posso utilizzare NFS oppure in caso di HPC, Lustre, insomma, abbiamo tantissime soluzioni. È molto simile a quello che è l'ambiente reale, quindi non pensate al fatto che sia un prodotto che sia chiuso. In realtà voi installando un set di macchine all'interno del Virtual Lab potete riprodurre quelle che sono le stesse caratteristiche del vostro data center infrastruttura locale senza organizzazioni. Grazie Mario. Non so se c'era qualche altra cosa, adesso ok. Sì, quindi intanto che Mario parlava vi faccio vedere da dove si aggiungono i dischi. Potete aggiungere anche, potete anche importare dei virtual disk dall'on-prem, quindi avete, non so, un set di dati già sul disco, lo potete portare verso il cloud. Ok? Perfetto, allora vi volevo far vedere un'altra cosa, no? A parte le macchine che possiamo accendere, di varia tipologia creare, esistono anche, vediamo se... Una domanda. È possibile vedere come un ricercatore accede alla sua macchina virtuale e lancia un programma? Sì. Allora, io qua ho preparato, anzi chiedo, grazie a Nicola se mi sente, ti ho mandato un messaggio e non ho fatto in tempo. Allora, praticamente la macchina funziona così. Ho solo macchine Windows, vediamo sul... Allora, su Windows sarà un RDP, su Linux sarà SSH o XRDP. Ok? Quando seleziono la macchina, io come amministratore ovviamente le vedo tutte. L'utente vedrà solamente i laboratori e le macchine a cui può accedere o di cui può. Vedete qua sopra avete Connect. Ok? Quindi cliccando qui, adesso ve lo faccio, mi si apre una connessione remote desktop. Altrimenti, qua avete il nome DNS, quindi io qua... con IP pubblico, il nome DNS, insomma dipende come abbiamo configurato la rete. Io qua per la macchina Linux, questa è una macchina Windows, ho messo PuTTY, ma potete accedere con qualsiasi cosa, accedere direttamente alla macchina. E quando clicco su Connect, vi faccio vedere, vedete qua sotto? Mi si è aperto un file .rdp, faccio open e mi ci collego. Nel mio caso, vi faccio vedere il mio desktop, dove sta? Qua ne ho salvato uno, questa era una prova che stiamo facendo con qualcuno di voi che è collegato, lo sa, mi collego alla macchina, anzi questa ve la chiudo così ve lo faccio vedere al volo, quindi se faccio open o se faccio connect, inserisco la mia password, poi c'è una domanda, Francesco. Ok. Rispondere via chat. Vedete, questa era una macchina che abbiamo configurato come template con i vari software. Non è semplicemente, non ci sono informazioni, quindi diciamo, spero di non aver violato la privacy. Qua avete una lista di software, ok? La macchina è su internet, facciamo anche, sì, YouTube, qua ormai sono speed test, farvi vedere, vedo i dischi, vedete, locali della macchina, avrò un disco del sistema operativo, un disco temporaneo, questa è una macchina, mi ho scelto Windows 10 mi sembra, vediamo, sistema in italiano, vedete, Windows 10 Enterprise, ma ovviamente era solo un test, giusto per far vedere che le macchine, diciamo, hanno una connessione performante. Ok, adesso
No, ma qua siamo fuori scala, sono 2 gigabit e mezzo, magari averla a casa. Quindi non abbiamo problemi. Ovviamente possiamo anche impedire all'utente di andare su internet, possiamo impostare delle policy, possiamo far passare il traffico per il firewall di Ateneo se lo volete controllare. A livello di network possiamo fare qualsiasi cosa. Quindi alcune università hanno chiesto, sì, carina la soluzione, la vorrei usare per gli esami di ammissione, quindi ovviamente per un esame non daremo tutti questa libertà di accesso, quindi sarà una macchina, un template con determinate policy. Però la user experience è quella di un PC, qua avete tutta, una macchina Windows, molto, molto performante. Sì, magari quello che non ti scusate, sicuramente voi avete un ritardo, okay, quindi è performante per me ma non per voi. Però qualora poi la provate dal vivo, vediamo che macchina abbiamo preso, su device, gestione dispositivi. Questa non mi sembra che fosse una macchina con la GPU, no, è una macchina normale. Ok. Allora, cominciamo con le domande. La prima domanda di Cinzia, allora, per il modo che contribuisca allo stesso database che chiudendo, ovvero pubblicarli da più ricercatori, e sì, però male, se intendo quello che dire, è quello che ho detto prima, nel senso che le macchine virtuali all'interno dei Virtual Lab possono montare dei dischi e dati che sono shared, quindi tramite cluster, NFS o altre soluzioni, questo assolutamente, se è questo quello che volevi sapere come risposta. Poi invece Nicola chiede, nel caso di utente Office 365, le credenziali permettono al utente di creare una macchina virtuale su portale Azure o anche di accedere successivamente alla macchina creata? Oppure lo studente deve gestire le credenziali di accesso locale alla singola macchina? No. Cioè sì, nel senso con le credenziali 365 potete dare l'accesso agli utenti a questo portale, perché che cosa si fa di solito? Se è un Ateneo già su 365 si integra l'Azure Active Directory di 365 con il portale Azure, quindi io quando apro il browser mi troverò gli utenti, quindi mario.rossi@unixx.it e l'aggiungo con quella user, quindi il nome utente è per l'accesso al portale Azure o l'autenticazione, in modo che poi io so che cosa posso fare, quali laboratori vedo e quali sono le mie macchine. Per l'accesso alla macchina, quella che ho fatto io prima, questa qui, potete decidere se lasciare l'accesso libero, ossia, non so, studente password.1 o integrarlo con il vostro directory. Io di solito consiglio con il directory, perché se create un numero di macchine che poi distruggete e sporcate un po' il directory, a meno che non fate agganciare queste macchine a una determinata U che poi pulite, se avete la possibilità di fare entrambi, è autenticazione lato Azure e libertà sulla macchina. Anzi, molte volte, una volta che l'utente si è autenticato sul portale, quando io creo la macchina, quindi io studente accedo, sono io che decido le credenziali che utilizzerò in quella macchina, sempre se voi lasciate questa libertà all'utente, vedete? Virtual machine name, poi avete username e password, quindi è lui che imposta le credenziali di Windows o di Linux. Ovviamente con macchine Crenable sono già impostate, quindi poi dovete comunicare le credenziali voi all'utente all'interno del sistema operativo. Non so se era questa la domanda. Penso sì. Tra l'altro sul discorso Moodle, Office 365 è integrato comunque con Moodle anche. Sì. Interessato a quella parte. Ok, anche come diceva Alessandra, per la parte 365 Moodle già avete molti plugin, che sono più o meno 12 plugin, sulla parte single sign-on, integrazione, quindi già c'è quella. Poi una domanda invece forse più per Luca, sulle roadmap. Quindi se è previsto in roadmap un connection broker, perché nel caso si usino di un client, il tipo di assegnazione utente VM è abbastanza difficile da implementare. Utente VM, ossia? Ah, ok, cioè per assegnare. Una macchina d'utente. Se con connection broker io entro, quindi praticamente ho questo broker di sessioni. Questo è molto tipico del VDI, diciamo, su qualcosa un pochino diverso. Allora, vi dico una cosa, scusa Luca se ti anticipo, allora vi dico una cosa.
tutte le vostre richieste, fatele, perché noi le prendiamo in carico e vediamo quelle che possono essere implementate. Quella che vi sto facendo vedere è una soluzione IaaS, ossia la macchina dell'utente è dedicata, non è una VDI. Abbiamo anche una soluzione VDI sia per la parte remote desktop service o con Citrix. Sapete che Microsoft, se non lo sapete ve lo dico, ha fatto un accordo con Citrix, quindi può essere un'opzione. Io dico la verità, io sono molto per questa soluzione perché l'abbiamo creata insieme con Mario, la stiamo spingendo molto, però dove questa soluzione non dovesse calzare le vostre esigenze, si può fare anche un discorso sulla parte di VDI con Remote Desktop o con Citrix, no? Sì, sì, se l'esigenza è VDI puro e su Azure, ossia esatto, backend di VDI su Azure si può fornire il servizio. Poi ci chiedevano se audio e video sono fluidi. Vabbè, ce lo faccio io da qua, voi mi vedete un po' a scatti, però sì, abbiamo provato. Un Ateneo ha fatto una cosa, si è creato 3 macchine virtuali e ha dato il file remote desktop agli utenti, quindi non ha detto all'utente finale dove si trovava questa macchina, se era sul cloud o sul proprio data center, anche perché poi la cosa per voi è l'utente che si lamenta, è la peggiore cosa, quindi ha potuto subito testare la user experience. I feedback sono stati positivi. Nello specifico lui chiedeva la visione dei filmati, se appare fluida, quindi anche la visione dei filmati. Sì, io poi vi dico provatelo, diciamo... Posso, scusami Francesco, io vado via tra 5 minuti, sì, quindi okay. Se qualcuno ha domande per me fatemela adesso, grazie. Ok. Sì, diciamo, per quanto riguarda i filmati è fluida, poi la macchina, diciamo, verso internet, avete visto lo speed test, è la connessione tra Ateneo, ma voi siete su gare, quindi diciamo, problemi di network non ne avete, è solo una connessione remote desktop, è appunto la cosa, magari, non so, poi vi lasciamo i contatti, potete fare una prova. Altre domande, Mario? Ok, torno un attimo sul portale per vedere se... Ah, ecco le cose che volevo dire, è importante, qua Mario ti chiedo supporto. Allora, parliamo di ricercatori. Fornire, io ho visto che a parte la didattica, gli studenti, il laboratorio classico, anche i ricercatori stanno approfittando di questa soluzione e i feedback sono veramente sorprendenti, diciamo, ovviamente quando fanno... o il loro compute su macchine così performanti, ovviamente i tempi sono molto inferiori. Avete la possibilità di fornirgli ai ricercatori anche macchine particolari, qua ve ne faccio vedere qualcuna. Questa è la Data Science Virtual Machine, avete, questa è su una distribuzione, su una versione di Windows, e poi avete anche la stessa macchina su Linux. Qua lascio la parola a Mario, cioè è un... Questo è un template, sono due template, uno Linux, uno Windows, in cui praticamente trovate... Scusate Mario, non lo sentiamo benissimo, non so se si può avvicinare al microfono. Sì, mi avvicino. Dicevo, sono due template, uno Linux e uno Windows, in cui troverete già installati quelli che sono i software più importanti in ambito di ricerca sui dati. Quindi troverete per esempio l'R Server, sia nella versione Enterprise di Microsoft 9.0 che nella versione open source, la 3.3.2, troverete quindi Spark, Visual Studio, tutta una serie di tool già preinstallati. Ovviamente il template non è chiuso, quindi significa che se avete bisogno di ulteriori software da installare sulla macchina lo potete fare, quindi come dicevo non c'è lock-in sulle immagini. E così, quindi dicevo, c'è la parte Windows e la parte Linux, e in più abbiamo la Deep Learning Toolkit, questo è molto utilizzato. In questo momento è disponibile solo su Windows, ma sta arrivando anche la versione Linux. Deep Learning Toolkit è un insieme di software particolari che utilizzano ovviamente macchine con GPU, quindi il prerequisito è quello di utilizzare macchine con GPU. Qui all'interno troverete il nostro tool sviluppato con Nvidia, con tool open source, si chiama CNDK, che vi permette di fare calcolo parallelo multi GPU, oppure troverete installati quelli che sono i tool più comuni che vengono utilizzati quindi per fare comunque deep learning.
È interessante su questo, se poi volete vi mandiamo anche qualche dettaglio in più, perché comunque sia in TK si sta un pochino, sta diventando un pochino il tool di riferimento in ambito di deep learning, in quanto confronto agli altri strumenti che lavorano sulle GPU, ma tipicamente non scalano perché lavorano sulla singola macchina. Questo è nativo, quindi ce l'ho sviluppato con noi ed Nvidia, multi macchina, quindi significa che posso fare un calcolo parallelo con GPU in maniera proprio nativa. E poi ci sono dei benchmark che se paragoniamo sempre a TensorFlow o a Torque, quindi troverete delle grosse differenze a livello di performance. E dove questo non dovesse bastare, trovate sempre una pagina pubblica che viene chiamato simulation.azure.com, dove sono una lista di software già testati per HPC o per altri tipi di calcolo. Vi faccio vedere brevemente, eccolo qua, vedete? Dyna, Fluent, quindi tutti i software usati in ambito di ricerca, quindi potete creare, e ovviamente qua parliamo di laboratori per ricercatori, okay? Abbiamo già dei casi d'uso, quindi persone che lo stanno utilizzando, giusto per condividere questo link che penso che sia utile. Ci sono anche la tipologia di macchine con infini, vendor con CPU particolari. Sì, vi sto mettendo in chat un link ad un video di YouTube dove praticamente è un video corso di un paio di ore su CNTK, quindi verrà presentato sia CNTK e i benchmark come vi dicevo, e fa anche un minimo di tutorial, quindi lo sto in questo momento inserendo nella chat per chi... Eccolo qua. Il video in pubblico è interessante, anche perché abbiamo visto che molti non sono a conoscenza di questo strumento messo a disposizione in versione open source di Microsoft, però chi poi ha cominciato a giocarci ha visto che parliamo di prestazioni molto molto elevate. Il link è quel video YouTube che trovate nella chat. Ok, allora dovremmo aver finito, non vi ho fatto vedere altre cose tipo MySecret, la possibilità di installare delle password, la possibilità di aggiungere dei tag alle macchine per poi cercarle in maniera con i tag, appunto, sono cose diciamo meno importanti, non vi voglio tenere troppo tempo, però vi ricordo che il portale è in continua evoluzione, io qua vedo un'icona che per esempio non c'era 2 giorni fa, non ci addentriamo troppo perché comunque è una soluzione che non si ferma mai, quindi vi invito a provarla. Io quello che dico è scegliete un professore, un ricercatore che ha delle necessità particolari e fate la sperimentazione con loro, perché poi il feedback che arriva dagli utenti è la cosa più importante, che siano professori, ricercatori o studenti. Quando provano questa soluzione di solito c'è un ottimo riscontro. Se non ci sono altre domande, non so. Ce n'è una, il data disk immagino non abbia le limitazioni, ma costi quali? Sì, allora dipende se il disco è SATA o SSD, poi lo possiamo fare una valutazione. Sì, tipicamente il costo storage siamo sui centesimi di euro a gigabyte, quindi è quello meno influente. In ambito se dobbiamo fare un planning dei costi. Quindi costo maggiore ovviamente maggiore. Poi dipende ovviamente dalle macchine che andate a scegliere e quello da parte con più. Come diceva prima Francesco, una macchina con 2 core e 4 giga di RAM ha un costo anch'io bassissimo. Ovviamente se prendete le macchine dedicate per fare Hadoop o cose particolari, quindi che hanno un numero di core, un numero di gigabyte molto elevato, forse saranno più ampi. Comunque tutte queste richieste mandatecele, perché almeno vi rendete anche voi conto di quanto vi costa per la vostra realtà, quindi chiedeteci: voglio un laboratorio di 100 studenti 8 ore al giorno, ho dei ricercatori che utilizzano GPU, le macchine sono sempre accese e sono persistenti. Fatele, chiedeteceli, così vi rispondiamo via mail e vi rendete conto effettivamente dei costi, oppure se volete fare un pilot particolare, voglio provare 3 mesi questa soluzione. Io qua ho aggiunto, poi verrà condivisa sul sito CRUI, questi sono i nostri contatti per chi non ci conosce, scriveteci, Jürgen è la persona di riferimento lato CRUI,
Non so Alessandra se volevi aggiungere qualche cosa o se c'erano altre domande. No, non ci sono altre domande, appunto, tramite CRUI fate le domande, anche le richieste per le stime di i costi e con i vostri use case, e poi facciamo su tutto, possiamo avviare dei pilota con supporto di Mario, di Francesco, e adesso è andato via Luca Bolognese, però diciamo è anche un'occasione unica, un'opportunità unica quella per una volta di avere una soluzione personalizzata per l'Italia, visto che spesso ci arrivano come delle black box da prendere e adottare. Questa volta possiamo un po' customizzarla secondo le nostre esigenze, e insomma, sicuramente c'è stata parecchia richiesta dall'università, quindi l'attenzione di corporation è stata catalizzata in Italia, quindi approfittiamo per avere qualcosa di molto più vicino alle esigenze delle università. Sì, Alessandra, diciamo che sì, è possibile. Cristiano Kumer chiede: è possibile intervenire a voce? Certamente può. Mi sentiamo. Sentite? Sì. Sì. Io trovo questa soluzione estremamente interessante, ma dalla mia esperienza con studenti e ricercatori, questa soluzione è estremamente interessante per i ricercatori, perché i ricercatori hanno molto idea di quello che stanno andando a fare, e quindi soprattutto per determinati tipi di utilizzo, immagino GPU, noi abbiamo istituti che si occupano di analisi di dati satellitari o cristallografia. Questo tipo di soluzione è sicuramente interessantissima, soprattutto perché devo fare il mio lavoro, l'accendo, pago quel che consumo e poi è finita. E per invece i laboratori degli studenti, lo studente medio, ahimè, posto davanti a questi strumenti, secondo me si trova un po' spaesato, perché se devo pensare al mio studente di una facoltà a caso, alla facoltà di education, no, qui allora una soluzione, diciamo, VDI classica che offrite voi sempre in cloud probabilmente è più adatta. Detto questo, comunque, sicuramente io ho un tot di use case che sottoporrò ai miei superiori, e volevo fare un'ulteriore domanda. Il billing è possibile separarlo per dipartimento, cioè avere diverse subscription e poi diciamo indirizzarle a diversi dipartimenti in modo che siano separate come billing? Sentiamo male, però sentiamo male. Adesso sentite così? Sì, così sì. Ok, sì, diceva Mario che è assolutamente possibile. Si possono creare più sottoscrizioni per dipartimento, per professore. Quindi quando si va a fare una reportistica sui costi, si può vedere a parte il dipartimento, ma anche, se si vuole, il singolo professore, quanto ha speso e su quale risorse. Alcune università, questo discorso che lei ci chiedeva, già lo stanno facendo, quindi creano la loro sottoscrizione, hanno dei fondi di ricerca, con quei fondi comprano credito di Azure e utilizzano, in base alla necessità della ricerca o del dipartimento, le risorse Azure. Ovviamente quando, questo non l'abbiamo detto, quando acquistate risorse Azure, voi non siete vincolati a utilizzare il Virtual Lab, Deep Learning, Storage, Backup, potete fare quello che volete, quindi se una mattina avete bisogno delle risorse, utilizzate quelle, il giorno dopo utilizzate qualsiasi altra cosa vogliate utilizzare, quindi c'è piena libertà, non siete vincolati a uno o un altro servizio. Rispondo anche al fatto della soluzione che va bene per i ricercatori, è un po' più complicata per gli studenti. Questo feedback già l'abbiamo ricevuto, adesso Luca Bolognese si è staccato, vero Luca? Sì, quindi diciamo, lo posso dire, non mi sento, perché molte cose purtroppo sono interne e loro, non essendo sicuri che le implementeranno, non si possono dire. Hanno già sviluppato un portale che viene chiamato un easy portal, ossia un portale semplice per l'utente finale dove non ci sono tutte queste opzioni, quindi potrebbe essere una strada, visto che non siete l'unico Ateneo che ha fatto questa osservazione, quindi magari io da parte mia voglio convincere il product group a portare a termine tutte le richieste che arrivano dall'Italia, visto che per ora siamo la country più forte su questa richiesta.
E sono d'accordo che per uno studente non di ingegneria o medio o del primo anno questo è un portale dove lui si perde, quindi dare meno opzioni, che può essere quello con un portale semplice o anche con integrare tramite script con qualcosa che già esiste. Sì, le spiego anche perché noi per esempio stiamo eliminando tutta la parte di laboratori didattici, no? Quindi non abbiamo più i computer classici da cui lo studente può accedere, quindi o lo studente si porta il suo device, allora questo tipo di accesso va benissimo, oppure abbiamo in giro dei thin client nella forma di laptop, che però sono dei thin client, quindi non c'è un sistema operativo installato su con il quale poi io posso accedere e fare queste cose. Comunque si presuppone che si parta subito con una sessione remota, no? E quindi dovrei fare prima un passaggio per il vostro VDI in cloud e poi sul laboratorio, che magari anche a livello di protocolli video non sarebbe il massimo. Detto questo, io ritengo questo prodotto comunque molto interessante, soprattutto per la presenza delle GPU, e vedrò di capire come venderlo ai miei ricercatori. Ok, le aggiungo un'altra cosa, con molte università stiamo facendo un pilot, ma il pilot ovviamente l'università non lo diffonde a tutti, magari prende un professore, due professori, quindi non so se adesso non so lei di che università è, magari è già partito. No, da noi ancora non è partito, siamo alla Libera Università di Bolzano. Ok, quindi su Bolzano, ok. Sì, magari per chi non è proprio addentro alla procedura di acquisto, diciamo la procedura è molto semplice perché si basa su monetary commitment che, come dice Francesco, è aperto a tutti i servizi presenti sulla piattaforma, quindi non va utilizzato soltanto per i virtual lab, ma in realtà può essere poi diffuso all'interno dell'università. Quindi si basa su un unico codice di monetary commitment, dove il minimo sono 65 euro per 12, quindi circa 800 euro l'anno, con dei multipli, quindi per il numero di monetary commitment che si inseriscono. Da lì poi verranno scalate le singole risorse utilizzate, quindi nel caso poi vogliate fare un acquisto di Azure basato sulla stima che viene fuori una volta appunto fatta la valutazione con Francesco e Mario, potete richiedere al responsabile del contratto CRUI e per le licenze Microsoft di inserire questo codice per l'importo che viene stimato. Ok, non so se ci sono altre domande, sennò ripassiamo la parola a Jürgen, dite voi, io non vedo la chat. Chiusura, Jürgen. Non mi sembra che ci siano altre domande, comunque sia nell'eventualità vi fossero ulteriori dubbi o come dire fossero necessarie informazioni, come al solito scrivete a me, insomma alla Fondazione CRUI o direttamente a Francesco, Alessandra e Luca Polzotto per il Nord. Io vi ringrazio per la partecipazione, vi ricordo insomma la scadenza che vi avevo detto all'inizio del seminario, e poi per quanto riguarda quello che abbiamo visto oggi, naturalmente laddove ci fosse voglio dire interesse potete sicuramente quello che diceva prima anche Francesco, potete anche semplicemente, come dire, descrivere quella che potrebbe essere la vostra esigenza, sulla base di questo si fa una stima dei costi, così ci si può rendere conto di cosa stiamo parlando. Che cosa allora, chiede? Ci sono due domande. Allora, la prima di Nicola Folino, sì, i costi sono limitabili sulla singola sottoscrizione, quindi può essere assegnato un budget, e quindi diciamo viene dato poi un alert che viene inviato sia all'owner della sottoscrizione totale, quindi al responsabile di tutta la sottoscrizione, sia al singolo assegnatario di quel budget di fondi, e nel momento in cui si verificano delle soglie che sono personalizzabili direttamente dall'utente, quindi il raggiungimento del 75% di quel budget può essere inviato un alert dicendo che si stanno esaurendo i fondi, quindi assolutamente sì. Per l'accesso demo, in realtà diciamo in alcune università possono anche essere, già ci sono degli accessi esatto demo, non so se l'università di Bolzano è stato già richiesto, comunque possono essere richiesti dei pass di un mese
per effettuare delle prove, quindi nel caso potete appunto... Sì, abbiamo già fatto alcune cose, quindi possiamo vedere con Norbert se... No, perché normalmente sì, insomma, ne assegnano uno per l'università per un mese, quindi... Sì, prende come riferimento noi e CRUI e anche il vostro riferimento interno, quindi la persona in di Bottana. Abbiamo aperto all'inizio la scadenza appena citata, cosa si faceva riferimento? Si faceva riferimento al fatto che, come ogni anno, il 31 maggio scadono diciamo, le licenze acquistate in convenzione CRUI e quindi devono essere rinnovate. Insomma, quindi ogni università va sulla piattaforma della Fujitsu, risottomette l'ordine e questo poi sarà come dire, processato e le licenze avranno decorrenza dal 1 giugno. Quindi ricordavo semplicemente all'inizio del seminario, insomma, visto che ci avviciniamo a questa scadenza, piuttosto che poi ammassare tutti gli ordini a ridosso della scadenza con grande fatica di tutti, insomma, se, visto che il tempo c'è, è una cosa che ormai facciamo tutti gli anni e siamo anche abbastanza come dire, tutti bravi, cioè oramai conosciamo la procedura, insomma, chiedevo semplicemente chi fosse nelle condizioni, insomma, già di avvantaggiarsi così che possiamo lavorare con più tranquillità, insomma, tutto qui. Vedete qua, ho condiviso una pagina dove sono tutte le novità e le feature che vengono pubblicate su Azure. Potete fare un filtro per DevTest Lab e troverete la data e la feature con un articolo che la descrive sui Virtual Lab. Ok? Quindi se siete interessati potete vedere anche quando vengono aggiunte. Per esempio quella di aggiungere le multi-instance che vi facevo vedere prima è recentissima, quindi comunque per sottolineare che è una soluzione dinamica a cui vengono aggiunte sempre nuove feature. Ti lascio la parola a Jürgen, scusami. Sì, no, io se non ci sono altre domande chiuderei, anche perché insomma ci siamo protratti ben oltre l'ora, 40 minuti, un'ora come da protocollo, ma insomma devo dire che questo seminario è stato molto interessante, ben fatto, e poi c'è stata una grande, insomma, attenzione e partecipazione da parte di tutti, quindi insomma il tempo era necessario, ecco. Qualche altra domanda o... No, ci ringrazio. No, ringraziamenti, esatto. Grazie a tutti davvero per l'interazione pure. Sì. Allora, grazie della partecipazione e ci vediamo al prossimo seminario, che se non erro la settimana prossima, che in realtà ne abbiamo tre, uno dei quali mi sembra anche Microsoft, se non erro. Va bene. Grazie, Giulia, grazie a tutti. Va bene. Grazie a tutti. Settimana prossima, allora, arrivederci.